Nel video precedente vi ho raccontato la mia incredibile esperienza di 2 giorni nel gruppo del Velino Sirente, un trekking allucinante che ha messo a dura prova le mie capacità sia fisiche che mentali. Oggi voglio tornare a parlare di quell'uscita, ma da un punto di vista tecnico, andando a vedere insieme a voi tutta l'attrezzatura che ho portato con me per affrontarla. Si tratta di un equipaggiamento molto particolare, un equipaggiamento ultraleggero, che ho finito di mettere insieme qualche settimana fa, dopo anni di ricerche, di acquisti ponderati e di aiuto da parte di alcune aziende che mi sostengono. Questo equipaggiamento, che con qualche correzione può andare bene per le 3 stagioni, quindi primavera, estate e autunno, ha un peso complessivo di 4,5 kg, zaino compreso. In questo range di peso sono riuscito a far entrare tutto ciò che mi serve per stare fuori, in teoria, quanti giorni voglio, a meno dell'acqua e del cibo che andranno poi reperiti lungo il percorso. Come ho fatto a diventare così leggero? Beh, per prima cosa togliendo tutto il superfluo, tutti quegli oggetti che potrebbero servire, ma che poi a conti fatti non vengono mai utilizzati. E in seconda battuta andando a scegliere oggetti dal peso contenuto come quelli che vi mostrerò tra poco. Non entrerò nel dettaglio dei singoli pezzi perché in questo video mi interessa darvi più che altro una visione d'insieme, cioè farvi vedere la tipologia di oggetti che porto. Le marche e i modelli ve li dico in modo che possiate farvi un'idea della fascia di prezzo e perché sicuramente me li chiederete, però non sono così importanti. Non dovete comprare queste cose qua perché ce l'ha lì a Storino. Voi comprate in base alle vostre preferenze, al vostro budget e soprattutto in base alla frequenza con la quale praticate attività all'aria aperta. Fermo restando che, ripeto, il primo passo per alleggerire uno zaino è prendere coscienza del superfluo e toglierlo. E questa è un'operazione che non comporta alcun esborso di denaro. Molto bene, cominciamo con il sacco a pelo. È un Cumulus Lightline 300. Questo pesa 600 grammi ed ha una temperatura comfort di 4 gradi. Come fa a pesare così poco e nello stesso tempo a tenere così caldo? Perché ha un'imbottitura in piuma d'oca di altissima qualità con un fill power molto elevato, per cui ne basta una pochissima quantità di imbottitura appunto per tenere caldo e per avere una temperatura comfort di 4 gradi, che per quanto mi riguarda, siccome soffro molto il freddo, diciamo che è un po' di più di 4 gradi. Vi lascio dopo in schermata finale un video dove ho parlato in maniera approfondita di questo sacco a pelo e dove vi spiego quali sono i criteri che secondo me dovete attenzionare quando andate a scegliere un sacco a pelo. Materassino Thermarest Neo Air X-Lite, questa è la versione vecchia, quella con valore di R pari a 3,2, e qui c'è veramente poco da dire, è un materassino famosissimo e trovate tonnellate di recensioni online. Ne hanno fatto uscire di recente un modello nuovo che ha una valvola nuova migliorata e che in pratica fa entrare l'aria e non la fa uscire, a quanto ho capito, quindi diciamo facilita le operazioni di gonfiaggio. E quello nuovo ha anche un valore di R un po' più elevato, mi sembra che siamo sui 4,2. Ho scelto Thermarest perché è la marca che ha il miglior rapporto peso-isolamento del materassino. Da qua non si scappa, questo l'ho preso 4-5 anni fa e da quando l'ho comprato praticamente uso solo questo, sia l'estate che l'inverno. Occhio quando acquistate il materassino, perché quello invernale, con un valore di R abbastanza elevato, diciamo da 4 in su, ci dormite l'inverno, ma ci dormite anche l'estate. Con quello estivo ci dormite solo l'estate. La tenda, oh, questa qua è un pezzo nuovo, è uno degli ultimi pezzi che ho aggiunto a questo equipaggiamento. È una Lanshan 1 Pro della 3F Ultralight. È una trekking pole tent monotelo che pesa 700 grammi, l'ingombro è questo, pesa 700 grammi, picchetti inclusi. I pali non ci sono perché appunto si monta con un bastoncino da trekking. Per il momento mi fermo qua, ragazzi, non scendo troppo nei dettagli perché questa tenda avrà un video dedicato. Voglio parlarvene di questa in maniera un po' più approfondita, sia perché appunto come vi dicevo è un oggetto nuovo nel mio equipaggiamento, quindi
non l'avete mai visto, non ve ne ho mai parlato, a differenza delle altre cose che invece ve ne ho parlato in più occasioni. Ma perché in generale, secondo me, è un oggetto molto interessante, è un'ottima alternativa economica alle tende, quelle dei marchi americani di attrezzatura ultraleggera, più blasonati, Che sono praticamente inavvicinabili per via dei prezzi molto molto elevati. A seconda delle situazioni e della necessità, al comparto notte, aggiungo anche un liner, ossia un sacco lenzuolo che mi serve per proteggere il sacco a pelo, dato che quelli in piumadoca è meglio non lavarli perché si rovinano, e un cuscino. Visto che in montagna piove, fa freddo e, come avete potuto notare, tira vento, porto un micro pile, un guscio impermeabile che protegge dall'acqua e dal vento, e una bandana tubolare che serve per proteggere il collo, il viso e la testa. Ho anche una bandana in cotone, la mia storica bandana in cotone, che come vedete una volta era rossa, adesso a forza di lavarla si è scolorita. Questa ha un'infinità di utilizzi, può essere usata come quella tubolare che abbiamo visto, per riparare la testa, il collo, il viso, però questa qui è di cotone, quindi ad esempio in casi estremi potete staccarne un pezzo e fabbricare del cotone carbonizzato da utilizzare come esca per il fuoco, senza contare che potete farci una fasciatura. Essendo rossa, può essere utilizzata per segnalare la propria presenza e via dicendo. È un'ottima idea cercare di inserire nel proprio equipaggiamento oggetti che abbiano molteplici utilizzi. Cambio di biancheria, cambio di calzini, visto che siamo in Danimarca, ho preso i Danish Endurance. Li devo mettere davanti agli occhi, se no non li metto a fuoco. Niente, non li metto a fuoco lo stesso. Vabbè, tanto non era vero, non li ho presi qua, ce l'avevo già quando stavo in Italia. Kit di primo soccorso molto molto semplice. Questo contiene l'occorrente per medicare piccole ferite e tutta una serie di medicinali che per esperienza so che sono quelli che potrebbero servirmi quando sono fuori. Torcia frontale TH30 dei True Night, questa qua mi rifiuto di parlarvene ancora, anche perché se no mi tirate qualcosa appresso, perché ve ne ho parlato veramente troppe volte. Ma si dà il caso che la ritengo un'ottima torcia. Sono anni che ormai uso solo questa e ancora non si è rotta, va sempre bene, insomma, tiene botta. Non è sicuramente un oggetto che definirei ultraleggero perché c'ha una batteria enorme, sembra la cartuccia del fucile a pompa, e però c'è di buono che, avendo una batteria così grossa, se si usa questa torcia in maniera intelligente, può durare veramente tanti giorni, specialmente l'estate, che ci sono tantissime ore di luce, fa buio tardi, e quindi secondo me, con una roba del genere, ci si va avanti anche per una settimana e a quel punto si risparmia la carica del power bank. Già che lo abbiamo nominato, power bank da 20.000 mAh, non è rugged, è un power bank normalissimo dell'Anker. Questo qua mi serve per ricaricare il telefono e ovviamente le batterie della videocamera. Kit per l'igiene personale, che contiene spazzolino e dentifricio, fazzoletti, salviette umide e un disinfettante per le mani, il tutto chiuso all'interno di una bustina Ziploc. Comparto cucina. Questo equipaggiamento che vi sto mostrando è specifico per il trekking, ossia per uscite durante le quali si passa l'80% della giornata a camminare. Nell'ottica di rimanere leggeri e da mangiare, porto delle buste di cibo disidratato che sono leggerissime e mi consentono di controllare il peso, per cui non ho bisogno di padelle, padelline, pentole. L'unica cosa che mi serve è un pentolino in lega di titanio all'interno del quale riscaldare l'acqua che serve appunto per preparare le buste di cibo disidratato. Ho scelto questo pentolino qui perché
parte che ha il coperchio, ma poi, come casca tutto, volevo farvi vedere che ha sia queste maniglie qua e sia questa qua che consente di appenderlo nel caso mi si rompa il fornello o abbia finito il gas. Posso sempre attaccare questo pentolino ad un bastone e metterlo sospeso sopra un fuocherello improvvisato e quindi avere comunque la mia acqua calda per preparare il cibo. All'interno ho messo un accendino, una posata chiudibile, fornellino a gas, anche questo in lega di titanio chiudibile leggerissimo, un panno in microfibra e ovviamente una bomboletta del gas con attacco a vite. Come utensile da taglio ho scelto un Victorinox Fieldmaster. Ho preso questo qua perché è abbastanza completo, ha sia la sega che le forbici, che sono due cose per me molto molto importanti. Questo è un rettangolo di schiuma da imballo che ho recuperato dalla scatola di un PC e che è diventato il mio sit pad. Sacca stagna Evac della Sea2 Summit, questa l'ho presa da 35 litri, che è esattamente il volume dello zaino, quindi tutto l'equipaggiamento che avete visto va all'interno della sacca, la quale a sua volta va a finire dentro lo zaino e tutta quanta la mia attrezzatura rimane protetta dall'acqua, dalla pioggia. Oh, qui veniamo al pezzo forte, lo zaino. Vediamo se riesco a fare la scenetta di prima che mi piove dal cielo. No, aspetta, rifaccio. Verna di Foschi Manifatture Ultraleggere, uno zaino disegnato, progettato e realizzato a mano in Italia da Francesco Foschi di Foschi Manifatture Ultraleggere. Anche questo, come la tenda, è arrivato per ultimo a completare il mio equipaggiamento e anche per questo zaino vi farò un video dedicato perché è anche questo un pezzo estremamente interessante e voglio parlarvi delle caratteristiche, di come è stato realizzato. È uno zaino incredibilmente leggero, pesa solamente 800 grammi, uno zaino forse particolare per quelli di voi che sono abituati al trekking tradizionale o comunque diciamo che non che masticano poco l'equipaggiamento ultraleggero. È uno zaino frameless, quindi non ha lo schienale rigido, vedete? Sì. Completamente collassabile ed è uno zaino roll top, che quindi non è il classico cappuccio in cima ma si chiude arrotolandolo in questo modo e chiudendo poi le clip come una sacca stagna, per capirci. Comunque ragazzi, mi fermo qua per il momento perché ho una tonnellata di roba da dirvi su questo zaino, devo farci un video apposta, però me lo devo scrivere perché altrimenti poi così adesso su due piedi a braccio non riesco a valorizzarlo come si deve. Cosa può essere aggiunto secondo voi a questo set? Mettete un attimo in pausa il video, scrivetemelo qui sotto nei commenti e poi vi dico la mia. Manca ad esempio una cartina della zona interessata, quella non è fissa, viene cambiata di volta in volta a seconda della zona dove vado a fare il trekking. Manca una giacca pesante perché al momento, come vi ho fatto vedere, siamo in piena estate, quindi ho solo il micropile, però se prevedo che ci siano temperature basse devo portare una giacca un po' più pesante e la mia scelta ricade su una giacca in piuma d'oca, che ovviamente garantisce il massimo dell'isolamento col minimo peso. Una cosa molto importante che però nel mio equipaggiamento manca è un filtro per l'acqua. Non ce l'ho perché nelle zone dell'Appennino che frequento di solito non si trova acqua da nessuna parte, quindi sarebbe assolutamente inutile. Considerate che nell'ultima uscita che ho fatto ho dovuto acquistare dell'acqua in bottiglia al rifugio. Un'altra cosa che mi manca, ma che penso questa la comprerò a breve, è una paletta per, come posso dirlo in maniera elegante, occultare i miei bisogni. Quando espleto le mie funzioni corporali all'aperto mi piace essere abbastanza discreto e
Il più delle volte utilizzo un pratico bastone da scavo reperito direttamente in loco, però ultimamente mi sono reso conto che in alcune zone non è facile trovare un pezzo di legno, ad esempio in alta montagna. Quindi sicuramente mi doterò di una paletta di quelle, insomma, in plastica abbastanza leggere. Credo ne esistano anche di chiudibili, insomma, adesso vedo che cosa mi offre il mercato. Un'altra cosa da aggiungere eventualmente al mio equipaggiamento è un'integrazione del kit per l'igiene personale composto da un sapone biodegradabile e da un asciugamano. Inserisco questi elementi se so che lungo il percorso ci sarà la possibilità di darsi una lavata. Ragazzi, date un'occhiata a questi due video che vi lascio qui in schermata finale, 1 e 2, e se i miei contenuti vi piacciono, iscrivetevi in modo da non perdervi le prossime pubblicazioni. Fatemi sapere se questo nuovo equipaggiamento vi piace, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo in un prossimo video.